Bentornati al nostro approfondimento delle collezioni Stilbert. Ad agosto, sul nostro canale Instagram, vi abbiamo proposto un piccolo gioco per l'estate. Schiavona vs Catania. Diteci quale preferite e perché. Visto il successo avuto e il dibattito che ha innescato, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante vedere da vicino le due sfidanti. Iniziamo con la Catania. La katana è la leggendaria arma dei samurai. La sua produzione affonda le radici nel Giappone del X secolo, per arrivare addirittura ai giorni nostri. Se siete amanti della metallurgia, la katana è quel che fa per voi. La sua costruzione prevede numerosi passaggi di forgiatura e tempra. Il risultato finale è impressionante. L'acciaio damasco delle sue superfici e gli effetti della tempra differenziata fanno di quest'arma un capolavoro, rendendo ogni centimetro della sua superficie una gioia per gli occhi. La katana ha un'impugnatura lunga per poter essere facilmente utilizzata a due mani. La lama è leggermente ricurva e ad un solo filo, consentendone un uso principalmente di taglio. Il tagliente, indurito dalla sofisticata tecnica di tempra, rende la lama affilata con un rasoio. La struttura, studiata per avere i piatti più lunghi ed un corpo massiccio, rende i fendenti di quest'arma micidiali. Veniamo alla schiavona. La schiavona era l'arma di ordinanza degli schiavoni, chiamati anche oltremarini. Questi erano una milizia al soldo della Repubblica di Venezia ed erano di origine slava, di qui i nomi con cui erano noti. La schiavona entra in uso dalla fine del XV secolo ed accompagna la storia di Venezia fino alla sua caduta ad opera dell'esercito di Napoleone nel 1797. Gli schiavoni furono gli ultimi soldati ad abbandonare la città e soltanto perché fu loro imposto dalle condizioni di resa. Tale fu la loro fedeltà alla Serenissima. Originariamente la schiavona era un'arma da cavalleria, ma ben presto fu adattata anche all'uso a piedi. La produzione era molto curata e non di rado le lame venivano commissionate ai rinomati spadai del Bellunese. La lama è dritta, a doppio filo con sezione lenticolare, permettendone l'uso in tutte le direzioni. L'efficacia è garantita sia di taglio che di punta. L'impugnatura è corta, per l'uso ad una sola mano, e presenta quelli che sono i tratti distintivi di quest'arma. Il pomo cosiddetto a testa di gatto e la guardia a gabbia, in grado di proteggere efficacemente l'intera mano. Questo elemento aveva la sua sicura efficacia anche nello scontro ravvicinato. Nessuno infatti vorrebbe ricevere un colpo in pieno volto con uno di questi. La combinazione di uso ad una sola mano e lunghezza della lama riuscirebbe a tenere a debita distanza qualsiasi avversario. Dopo aver visto da vicino queste due gloriose armi, scegliete pure la vostra preferita. E se volete ammirarne altri esemplari, venite a trovarci. A presto!